Abbiamo qui con noi Don Luciano Mainini, segretario generale del Comitato Nazionale Pellegrinaggi Italiani. Buonasera. Buonasera Don Luciano, ci può raccontare l'oggi dei pellegrinaggi paolini? Dunque, i pellegrinaggi paolini oggi continuano a vivere una dimensione di servizio pastorale, perché non sono un'agenzia, e sono inseriti in un contesto ecclesiale con altre agenzie. E hanno soprattutto un'attenzione, oltre che alle comunità cristiane, diocesi, parrocchie, anche verso la persona singola, individuale, che cerca il volto del Signore. Per cui l'organizzazione si avvale di un supporto tecnico, ma il servizio è ancora chiaramente pastorale e sempre attualissimo, proprio per questa attenzione alla persona, come anche Papa Francesco ci sta continuamente richiamando. Come si configura quindi il loro inserimento nella Chiesa italiana e nel mondo? Io credo che si inserisca in due modi. Il servizio alle chiese locali, quindi le diocesi, le parrocchie, i santi, gli ammalati, ma soprattutto si inserisce nella Chiesa come missionarietà, come testimonianza, verso anche quegli ambiti, il lavoro, le attività, la cultura, in cui la Chiesa a volte non ha un rapporto diretto. Quindi la presenza soprattutto dei laici, non solo dei sacerdoti, animatori, accompagnatori, guide, rende possibile questa testimonianza. E diciamo che in molti casi il partecipare a un pellegrinaggio, soprattutto in Terra Santa, penso alla parola di Dio, è poi un ritorno alla vita locale, alla vita ecclesiale, alla parrocchia. Quindi la gioia di un riprendere in cammino, non solo nella fede, ma anche nella Chiesa. Il loro servizio, sia verso le comunità cristiane che verso le singole persone, è da ritenersi quindi ancora valido ed attuale? Ecco, io credo, come dicevo, che il doppio servizio che possiamo fare come pellegrinaggi e paolini è validissimo, perché giustamente la Chiesa deve interrogarsi verso i settori nei quali non può aver avuto delle attenzioni particolari. Cardinal Ferrari, il nostro ideale fondatore, padre, diceva sempre, in modo particolare, voi dovete arrivare dove la Chiesa non è ancora giunta. I tempi sono passati, sono tanti impegni, ma la nostra attenzione è in tutti i settori. Per esempio, come comunità paolina, non abbiamo uno specifico come altre famiglie religiose, ma l'uomo d'oggi, l'uomo della cultura, l'uomo del lavoro, l'uomo che cerca, il povero, le persone che hanno necessità di trovare questa luce della fede. Grazie Don Luciano. Prego. Thank you.